il sostenibile, che non ha nessun significato se non si individua che cosa significa e qual è il settore, il segmento dell'economia che può avere uno sviluppo sostenibile, perché possono esserci dei settori per i quali è improprio parlare di sviluppo sostenibile, e temo che l'edilizia, così come almeno l'abbiamo interpretata noi fino ad oggi, possa essere uno di quei settori, se non si cambia diametralmente, come dire, registro e anche visione. Bene. Ma io credo che i parchi debbano svolgere funzioni che sono assegnate loro dalla legge, quindi debbano preservare, difendere, garantire la tutela del territorio, della biodiversità e via di seguito. Credo che la battaglia contro la cementificazione è sacrosanta, ma che sia adesso un po' datata, perché mentre era sacrosanta negli anni 80, negli anni 70, perché l'Italia era stata oggetto di una devastazione assoluta, nel frattempo c'è stata una consapevolezza maggiore dal punto di vista culturale dei problemi ambientali, dei problemi paesaggistici, e c'è stata anche una normativa che, sia pure tra mille contraddizioni, perché Settis poi lo racconta molto bene, perché noi abbiamo un problema di affastellamento di normative che sono di tutti quanti i livelli, che molto spesso si contraddicono a tutti, appunto, ai vari livelli, e producono dei risultati alle volte incomprensibili. No? Ecco, allora, ma il problema è la battaglia contro la cementificazione solo? Io, nell'esperienza che faccio nel parco del Gran Sasso, vi dico che non è soltanto quello. E vi dico anche che forse c'è un problema da un punto di vista culturale di difficoltà a rendersi conto che non esistono interessi perversi e interessi legittimi e sacrosanti e virtuosi. Nel paese di Benedetto Croce, io vorrei ricordare una piccola lezione di tipo liberale, per cui gli interessi sono tutti quanti legittimi a condizione che non siano illegittimi, no? Non mi è piaciuta, ad esempio, la conclusione di Settis quando dice: esiste soltanto il legittimo interesse del pubblico, e quello privato è un interesse automaticamente negativo, perché anche se non è, no, illegale. Io credo, anche se insomma, più che illegale diventa ancora peggiore, perché non è illegale ma viene considerato immorale. Allora noi introduciamo all'interno di una visione complessiva del nostro paese una categoria che non è codificata, ma che è ancora più stringente di qualsiasi norma, diciamo, di tipo penale o di tipo civile. Perché se è immorale nutrire degli interessi diversi, noi non riusciamo neppure a capire perché. Ma scusa, ma gli interessi privati, no, quando vanno contro gli interessi pubblici, diventano immorali. Fammi finire, però noi non riusciamo a capire per quale motivo ci sia stato e ci sia all'esterno dei parchi quello che dice Gambescia, l'assalto alle costruzioni, la necessità della moltiplicazione degli interventi. Perché i sindaci fanno queste operazioni, le amministrazioni locali fanno tutte quante queste operazioni che nascono da esigenze che, da un punto di vista dell'organizzazione democratica del paese, sono legittime. Cioè, quale sindaco non può permettersi di non andare incontro a delle necessità della propria popolazione che impone determinati comportamenti, no? E allora, il meccanismo democratico è questo. Noi possiamo e dobbiamo correggere questa impostazione, no? Imponendo una serie di vincoli. Ma secondo me, rispetto a questa concezione, dobbiamo fare un passo in avanti, perché dobbiamo considerare il vincolo
uno strumento di opportunità, proprio perché il nostro paese ha delle peculiarità particolari. La difesa del proprio territorio diventa una opportunità di sviluppo. Attenzione, mettiamoci d'accordo sul termine sviluppo, perché se noi interpretiamo lo sviluppo, usiamo il termine sviluppo come sviluppo di tipo industriale, no? Non possiamo coniugare l'opportunità data dal vincolo, dalla conservazione, dalla difesa, con la possibilità dello sviluppo. Esistono mille forme diverse ormai di sviluppo, e tutte quante mille forme che debbono essere e che possono essere compatibili con la difesa del territorio. Certo, se assumiamo un atteggiamento, un punto di compromesso, non lo troveremo mai. Io vi faccio un'esperienza, faccio un'altra citazione, esperienza diretta. Dobbiamo essere consapevoli che la difesa e la tutela del territorio costa, non è gratuita, costa. Noi siamo presidenti di parchi e abbiamo dovuto toccare con mano come le esigenze del bilancio generale ci hanno imposto di fare dei drastici tagli. C'è stato anche il rischio che le finanze dei parchi venissero addirittura cancellate, eliminate, che dovessero saltare, no? Allora, come si fa a affrontare il problema del reperimento delle risorse? L'idea che il bene pubblico possa essere garantito esclusivamente dallo Stato è un'idea che forse può andare bene in una concezione di stampo bottaiano, ma sicuramente non può andare bene in uno Stato che è democratico. Per cui io credo che il punto di compromesso tra pubblico e privato debba essere necessariamente trovato nella difesa strenua del territorio, dell'ambiente, del paesaggio, ma anche nella utilizzazione e nel controllo del privato in questa funzione, perché altrimenti noi ci chiudiamo, ci barrichiamo a tutela, a difesa, ci arrocchiamo, trasformiamo i parchi in piccoli bunker da cui però la gente va via. Nelle montagne del Gran Sasso chiamano bunker, costruiscono quello che vogliono. Guarda, ci sono i bracconieri. Questa è un'azione che noi facciamo quotidianamente. La lotta contro i bracconieri, la lotta contro l'abusivismo, la lotta contro ogni tentativo di uscire dai vincoli, la facciamo quotidianamente, ma il problema è che non ci possiamo più fermare a fare un'azione di questo genere. Il parco del Gran Sasso, colpito dal terremoto, no? Ha 44 comuni di montagna che vengono progressivamente abbandonati, sfregiati dal terremoto, sono stati sfregiati dal terremoto, ma che vengono abbandonati dalle loro popolazioni. Allora, una delle preoccupazioni fondamentali di chi gestisce una struttura di questo genere deve essere quella anche di trovare delle occasioni per far rimanere le popolazioni nelle loro case, non per farle fuggire, no? Ah, è ovvio. Beh, se è ovvio, allora noi dobbiamo trovare un punto di compromesso tra esigenze diverse. Ci porterebbe a avere ore e ore di discussione, però lo possiamo fare, possiamo trovare un'occasione a Pescasseri, il vero sindaco. Io credo. E facciamolo una bella cosa, no, una bella riflessione prima su questo. Magari non per essere per. Prego. Quanto dice Diagonale è sacrosanto, vorrei dire, e fa parte proprio di quel ragionamento che i parchi stanno ormai sviluppando, e credo che questa sia la direzione. Però questo non ci deve indurre, come dire, ad allentare le difese, perché il rischio concreto esiste ancora, per cui i parchi devono necessariamente operare sui due, forse anche più, fronti. Sul piano della promozione, sul piano giustamente dello sviluppo, i parchi devono fare la loro parte. Però qui, se affrontassimo il ragionamento nel suo complesso, dovremmo poi andare a parlare di tutto
il resto di cui si occupa anche Settis nel suo libro. Il federalismo, il decentramento, le competenze. Questo è il discorso, perché i parchi hanno delle competenze definite dalla legge, tra queste ci sono anche quelle della promozione del territorio. Ma quando si parla di sviluppo, quando si parla, diciamo, di arrestare o fermare l'emigrazione, eccetera, oggi si tende ancora a dare le responsabilità ai parchi, evidentemente. Però se approfondissimo il problema, la questione, forse... quindi è qui che bisogna avere la capacità di coniugare le competenze e eliminare tutto quello che... I conflitti. Anche tu, i conflitti, le normative che si sovrappongono e tutto il resto. Consentimi di integrare quello che dici. No, figurati. Io credo che la domanda che fosse, diciamo così, un po' più articolata, cioè partiva dal presupposto che la legislazione oggi operante per la gestione delle aree protette determina forma di tutela particolare per determinate aree che hanno caratteristiche di biodiversità. Al margine di queste aree avviene quello che Settis fotografa, ovvero sia una vera e propria deturpazione del paesaggio della nostra Italia, e che conseguentemente determina la perdita di valore proprio dell'Italia, perché paesaggio, come diceva anche Carlo Azeglio Ciampi, storia, cultura, significa identità. Ora, l'identità dell'Italia è identità dei parchi, ma è anche identità dei territori fuori dal parco. Nel 2005 io proposi delle osservazioni al piano demaniale marittimo del comune di Pescara, parlando, e là c'è una riserva, la riserva d'Annunziano, parlando di necessario bipolarismo funzionale fra la tutela della riserva e la gestione dell'area antistante la riserva, perché il piano d'assetto che non aveva la riserva che era, poneva delle questioni di gestione dell'area appena fuori la riserva col sistema retrodunale che doveva essere tutelato, perché la riserva d'Annunziana di Pescara ha un sistema retrodunale che è tra i più particolari dell'Adriatico. E dicevo all'allora sindaco pro tempore, ma l'avevo già fatto col sindaco precedente che era Carlo Pace, poi ci fu Luciano D'Affonso, dissi: guardate, la pianificazione non può prescindere da una salvaguardia anche nel territorio immediatamente successivo a quella dell'area protetta, perché questo significherebbe creare un contrasto che ad converso determinerebbe un depauperamento dell'area protetta in quanto tale, e che quindi bisognava pensare alla gestione dell'area in un suo complesso sistema di rete di relazioni. Io credo che questo sia il punto dello sviluppo e dell'ordinata relazione che deve intercorrere tra sviluppo e conservazione. Ad esempio Settis dice che parlare di conservazione e valorizzazione in contrasto è inipotizzabile, perché la valorizzazione è insita nella conservazione attraverso una serie di atteggiamenti attuativi ed operativi volti, diciamo così, in una progressiva conservazione. Ecco, io ritengo che questo sia il cuore del problema, cioè sia la capacità di tradurre in opere e gestioni una moderna sintesi tra la valorizzazione, tra la conservazione che rappresenta il capisaldo della costituzione di un'area protetta, e la valorizzazione della medesima, che deve essere declinata nelle forme consentite dal principio di sostenibilità. Principio di sostenibilità che diceva il presidente Rossi, oggi viene, diciamo così, interpretato un po' come la molla, no? Cioè qui è sostenibile, lì non è sostenibile, questo è sostenibile, quest'altro non è sostenibile. Beh, allora, oppure tutto sostenibile. Cominciamo a definire concretamente che cos'è la pratica della sostenibilità. Conseguentemente in questo processo culturale di sviluppo che poi un po' i parchi hanno favorito, passando dal vincolo inteso in senso stretto ad un vincolo di tutela, ma che propone sviluppo, ecco, questo potrebbe essere l'oggetto di una vera e propria discussione, ed è per questo che la semplificazione normativa può essere di vantaggio. Può essere di vantaggio perché le comunità locali, e in questo permettimi di interloquire con la responsabile ufficio tecnico della Maiella, nome?